Ciao, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi video sui prodotti cosmetici bebè, quindi prodotti che ho comprato per la mia bambina che appunto che nascerà a febbraio e quindi mi sono premunita di alcuni prodotti. Diciamo che forse ho anche un po' esagerato, ma già io adoro comprare i cosmetici per me, quindi prodotti per il corpo, per il viso, figuriamoci per un neonato, visto che comunque non li avevo comprati ancora prima. La scelta di questi prodotti sono stati dettati un po' dalle ricerche che ho fatto su internet e un po' da, diciamo, i vostri consigli direttamente, quindi dai video di YouTube. A parte che oggi ho questo colore un po' più scuro di capelli, non so se l'avete notato, mi sono rifatti i capelli e li ho anche un po' accorciati, però sicuramente vedrete dei video online che ho già creato e messo in programmazione in cui avrò il vecchio taglio di capelli. Diciamo che mi devo ancora abituare a questo colore. Allora, ci tengo a fare innanzitutto questo video anche perché non so più avanti come andrà il mio impegno e quindi se riuscirò a fare altri video appunto per gennaio e febbraio. Allora, iniziamo. Non so se avete visto l'immagine della miniatura iniziale. Comunque, ho comprato questo. Questo praticamente è il kit che si compra da Prenatal, ma io l'ho comprato da Amazon e, al prezzo mi pare di 24,90 € ed è in versione rosa o in versione celeste. Questo praticamente è un kit fatto così con delle taschine e una tasca più grande sotto, in cui praticamente c'è la spazzolina, il pettine, poi c'è la forbicina e poi qui dentro praticamente ci sono. Mi è partito il pezzo. E qui dentro praticamente ci sono varie cose, tra cui appunto il termometro per il bagnetto. Una spugna naturale, ne ho comprata poi in aggiunta anche un'altra per ricambio per fare il bagnetto e della Kiko, questa l'ho pagata 7,40 € se non sbaglio. L'ho comprata sempre su Amazon, ma i prezzi sono uguali a quelli dei negozi, quindi diciamo una era già presente in questo kit, una l'ho comprata di ricambio. In più ho comprato, che non era presente in questo kit, questo praticamente prodotto. Qui non c'è effettivamente proprio tutto il nome, c'è scritto tanto la marca che è Bubzico. E casomai se vi interessa poi ve lo scrivo ed è un inalatore, un aspiratore per il muco dei bambini manuale, però la cosa comoda è che praticamente non ha ricambi ma va completamente lavato, quindi si può completamente lavare e sciacquare. Quindi diciamo questo sarebbe tutto il kit del bagnetto che ho comprato. Volevo comprarlo di un colore anche abbastanza neutro, però c'era celeste o c'era rosa. Recupero la forbicetta e continuo. Allora, continuando, poi ho comprato una serie di prodotti. Allora, che cosa ho comprato? Ho comprato questi due prodotti che avete già visto anche nel video, quello della borsa, la valigia per il parto, che sono questi prodotti della Gently, che si comprano al Todis. Sono prodotti eco bio. Quindi costano anche pochissimo, intorno alle 2 euro, e sono il detergente delicato mani e sederino, e poi il bagno delicato corpo e capelli. Hanno delle profumazioni molto leggere, sono costituite da avena sativa e comunque provenienti dall'agricoltura biologica e hanno queste confezioni molto comode, insomma, anche per il viaggio, comunque diciamo anche da poter portare appresso. E infatti questi due me li porterò comunque in ospedale, ma credo anche nella borsa fasciatoio quando andremo in giro. Quindi profumo molto delicato. Poi ho provato a prendere questi due prodotti invece di quest'altra marca, che ovviamente voi non vedete benissimo. Comunque sono dell'Arcalia ed è del gruppo Pan Panorama. Se avete questo supermercato troverete questa linea Arcalia Bio Baby. E qui abbiamo praticamente una crema corpo con olio di mandorle dolce, e ovviamente anche questa è 97% di ingredienti di origine naturale, biologici, dermatologicamente testato su pelli sensibili. E quest'altro è un sapone delicato con calendula e fiordaliso, sempre 97% di origine naturale. E questo è praticamente un sapone delicato.
Anche queste erano delle formazioni molto molto delicate e molto buone e sono prodotti appunto eco bio da supermercato, prezzo bassissimo, sempre queste anche intorno alle 2 euro. Poi trovo che sono molto comodi questi prodotti che hanno il dispenser. Poi ho preso invece della linea famosissima Mustela. Praticamente ho preso questi prodotti qui. Praticamente ho preso un po' tutti. Allora, ho preso la crema per il viso Hydra Bebè della marca, diciamo, della linea quella più semplice, quella azzurra, quindi non per pelli problematiche, speriamo che vada bene, e quindi sì, per pelli normali, intorno alle 5-6 euro. Ma tutti, diciamo, i prodotti Mustela hanno delle promozioni buonissime e poi sono stati comunque consigliati moltissimo anche dalle ostetriche, sia la Mustela sia praticamente la Veleda. Sono le marche quelle più consigliate. Poi ho preso questo qui, detergente delicato corpo e capelli, anche questo con il dispenser da tenere a casa, molto comodo per il lavaggio. Poi ho preso invece Hydra Bebè, che è un latte corpo. Non ho voluto prendere un olio per il massaggio perché non so se mi troverò bene, invece riesco a mettere appunto questo latte corpo delicato e leggero, e eventualmente poi potrei aggiungere una crema corpo un po' più consistente se necessario, sempre Mustela. E poi questo qui invece, che è un fluido che secondo me è molto interessante, che lo porterò comunque anche in ospedale, ma secondo me è comodo anche diciamo, per quando si è in giro, soprattutto anche d'estate, ed è un fluido detergente senza risciacquo. In pratica è una specie di acqua micellare, so che alcune di voi infatti lo utilizzano pure per struccarsi. Vediamo, nel momento in cui lo aprirò proverò anch'io ad utilizzarlo, e quindi è possibile per esempio rimuovere, per esempio, la popù e l'urina del bambino con la salvietta umidificata, e poi passare questa con dei pads, tipo di dischetti, e per dare una rinfrescata, proprio nell'eventualità che non ci sia praticamente la possibilità di lavarli, piuttosto che passare soltanto per esempio la salviettina. E comunque è stata molto consigliata, e credo ci sia anche la versione quella da viaggio più piccolina, che forse è ancora più comoda da portare appresso. Poi ho comprato una serie di salviette, perché comunque si trovano appunto in offerta. Ho comprato queste della Trudi, salviette detergenti al nettare dei fiori, senza parabeni, ultrasoffici, morbido tessuto, anidro d'ape, sono molto consigliate. Beh, le promozioni di questi prodotti tutte buonissime, e praticamente queste non sono gettabili nel WC, e quindi con gli ingredienti attivi di nettare di fiori, glicerina e trigliceride. E sono queste qua della Tudy. Poi ho voluto prendere praticamente, e sempre consigliate da qualcuna di voi, penso, qualche video che ho visto, questa è della Fria, che è già una marca di salviettini che utilizzo per tutti i momenti, quando sono fuori, quando non ho appunto la possibilità, quando diciamo come carta igienica umidificata. E c'è questa versione qui, Baby Eco, importante che è questa qui con gli estratti di liquirizia e melograno. Sono state L'ho pagata intorno alle 2 euro e qualcosa. Anche queste dovrei avere un video registrato in cui le ho recensite. Sono per il viso, manine e cambio, 100% tessuto biodegradabile, quindi eco. Rispetto alle altre della Fria, qui sono 100% biodegradabili, quindi con le liquirizia e melograno. Profumatissime. Testato su pelli sensibili, 100% energia da fonti rinnovabili, non sono gettabili nel WC e scadono 3 mesi dopo l'apertura. Quindi anche queste devono essere veramente buone. E poi si trovano appunto anche nei supermercati. Io credo di averle prese da Maurice, non so se da voi c'è. E poi queste altre, che vi ho fatto vedere nel video della borsa appunto per il parto, che sono molto carine perché sono innanzitutto piccole, ma hanno comunque questa linguetta di plastica che le protegge, e sono anche queste qui eco certificate. Sono 20 salviette testate dermatologicamente, vegan, ok, eco bio, quindi non hanno parabeni, alcol, PEG e
sapone della Nata Baby Bio. Credo di averle prese da questo sapone. Anche quelle della Fria credo che si trovino da questo sapone. Ultimo tipo di salviette che ho preso, perché magari sempre nelle offerte o perché le trovo appunto in giro, queste sono reperibili praticamente da acqua e sapone, perché è una linea praticamente, la linea Natura Verde Bio che si trova da acqua e sapone, ma anche da Prenatal. Queste sono salviette umidificate, calendula e camomilla, con estratti biologici di calendula e camomilla, hanno le certificazioni ICEA, e profumo senza allergeni da dichiarare. Sono 20 salviette, 3 mesi dall'apertura, anche queste non gettabili nel WC, e anche queste comode, diciamo, da portare nella borsa fasciatoio, però non hanno la linguetta rigida come quelle della Natura Baby, quindi praticamente forse queste sono meno comode da questo punto di vista. Queste invece devo dire che della Nata Baby sono molto più pratiche e vanno, cioè le ricomprerò sicuramente per la borsa fasciatoio. Poi ho comprato sempre per il bagnetto, visto che era consigliato per almeno i primi bagnetti, un quell'amido di riso da aggiungere all'acqua, e questa è una confezione forse intorno ai 5 euro presa da Prenatal. Questo qui è della White Castle, lenitivo e rinfrescante, ideale per il bagnetto dei bambini, senza profumo, ma se ne trovano di diversi tipi, diciamo che quindi andrà aggiunto all'acqua del bagnetto, e poi col detergente e la spugnetta laverò le parti, diciamo, più importanti. Poi altri prodotti che consigliati, che comunque porterò con me, sono, allora, per quanto riguarda le parti intime, quindi il sederino, non ho voluto prendere la crema della Mustela, ma ho voluto prendere questa della Weleda, che era stata consigliata da tantissime e anche dalle ostetriche, ed è una crema molto naturale alla calendula. E è una crema appunto consigliata, naturale, protegge la delicata pelle del bebè dal pannolino bagnato, prevenendo arrossamenti e irritazione cutanea, quindi da applicare dopo pulizia ad ogni cambio di pannolino. Però ho preso anche quest'altra, che è la famosa Bepanthenol, che invece è una pasta lenitiva protettiva, sicuramente migliore della pasta allo zinco, più diciamo si assorbe più facilmente, profumo sempre molto buono, e questa, diciamo, viene consigliata soprattutto nei casi in cui vi è veramente un problema di screpolatura o di arrossamenti. Dice contiene pantenolo al 5%, che favorisce il naturale processo di rigenerazione della pelle e protegge la pelle del sederino del bambino e dagli arrossamenti. Quindi formata da acqua, lanolina, paraffina, eccetera eccetera, e ne ho sentito parlare molto bene, e quindi ho pensato di prendere anche un prodotto un po' più diciamo un po' più mirato, e ho sentito dire appunto che questa crema, anche dal momento in cui viene messa su un sederino molto arrossato, già il giorno dopo viene risolto il problema. Credo che ho finito tutti i prodotti che ho acquistato per il momento, alcuni quindi li porterò con me nella valigia parto, altri sono di scorta, ma sicuramente vi farò un video più avanti quando li proverò e saprò dirvi appunto anche la loro efficacia. Sicuramente ho già comprato dei prodotti, a parte questi qui dell'Arcalia, che non sono molto comuni ovviamente perché dipende dal supermercato, e questi del Todis, che comunque io già utilizzavo per me, perché comunque questo qui, mani e sederino, io lo utilizzavo anche per il viso, perché sono consigliati essendo molto delicati. Sono prodotti che non ho visto molto recensiti appunto su YouTube, quindi li proverò sicuramente e vi farò poi magari più avanti un video per darvi delle informazioni ancora più specifiche. Quindi questo è tutto, se avete delle curiosità, domande da farmi o chiedermi il prodotto nello specifico o i prezzi, scrivetemi nel box informazioni. Ci vediamo, spero presto, ad un prossimo video. Ciao e grazie a voi per la compagnia, e spero anche di avervene fatta. Ciao!